Dopo 30 anni lascia la carica di presidente Luciano Giordano, ma rimarrà sempre un punto di riferimento per l'associazione Gesù Nazareno. L'assemblea dei soci, infatti, riunitasi per il rinnovo del direttivo, lo ha nominato presidente onorario. Al suo posto è stato eletto all'unanimità Salvatore Giammusso. Presidente Giordano ha deciso di lasciare l'incarico perché anche lui crede, diciamo, nel ricambio generazionale, quindi che pensa che è arrivato il momento, appunto, di cambiare anche, diciamo, il vertice dell'associazione. Chiaramente noi avremmo voluto averlo presidente ancora per tanto tempo, e tant'è vero che l'assemblea lo ha nominato presidente onorario. Il neo presidente, che rimarrà in carica sino al 2027, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente per più di 10 anni, ma in realtà ha partecipato attivamente ai festeggiamenti della Domenica delle Palme sin da quando era bambino, così come lui stesso ci racconta. Allora, io sono da quando ero bambino. Chiaramente proprio c'è stata poi una pausa poi, durante l'adolescenza, perché magari, come spesso succede agli adolescenti, ci si allontana un po' da queste tradizioni. E poi sono, diciamo, ritornato effettivo dal 1990, quindi ormai sono più di 30 anni, insomma, mi impegno un po', cerco di dare il mio contributo al meglio all'associazione Gesù Nazareno. Ma c'è sicuramente una tradizione di famiglia. Mio nonno faceva parte, allora non era un'associazione, era un comitato, c'erano alcune famiglie, diciamo, di Caltanissetta che si occupavano della processione, Giammusso, Giordano, Miraglia, Cortese. Quindi sicuramente da bambino, diciamo, l'avvicinamento è stato tramite, appunto, la famiglia, tramite il nonno, poi tramite anche il papà, e poi cominci a coltivarlo questa devozione, questo senso, diciamo, di appartenenza, e l'ho portato avanti fino ad oggi. Eletti anche i consiglieri Michelangelo Lovetere e Michele Cortese, che assume inoltre l'incarico di segretario tesoriere. Intanto si pensa già ai prossimi appuntamenti. C'è una tradizione da confermare, cercando nei limiti del possibile incrementare, aumentare quelle che sono, diciamo, le attività dell'associazione. Intanto nell'immediato, anche se già siamo in ritardo, ma sicuramente già stiamo lavorando per il concerto di Natale. Per 2 anni, l'edizione 2020-2021 non si sono fatte. L'anno scorso abbiamo provato a ripartire con il concerto di Natale, poi fino alla vigilia, quasi la Domenica delle Palme, ancora eravamo in stato di emergenza, e quindi, diciamo, questo ci impediva un po' di fare una programmazione corretta, una pianificazione delle attività. Oggi la situazione è sicuramente cambiata, quindi da lunedì, da venerdì sono state le elezioni, da lunedì ci siamo messi al lavoro per pianificare tutte le attività dell'associazione, che ci porteranno fino poi alla Domenica delle Palme 2023, e il primo obiettivo è quello appunto, del concerto di Natale.